Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Lando Bartolini, o meglio, tanti auguri Lando. Personaggio e cantante particolarissimo, a cui sinceramente non si può negare una grande e immediata simpatia anche per la coralità con cui ha sempre cantato e soprattutto la volontà esibizionistica sana di mostrare il possesso di un organo vocale di assoluto livello e di grande qualità e generosità, è veramente un cantante che spinge all'affetto, alla simpatia e spero che magari abbia occasione di sentire questo nostro tributo. L'inizio della sua famiglia è legata ad alcune difficoltà economiche che potevano essere proprio legate all'inizio della sua vita. Infatti si sposò molto giovane e si trasferì negli Stati Uniti a Filadelfia, lavorando in ambito meccanico. Un lutto legato al fratello Lino lo spinse a intraprendere gli studi della Music School of Philadelphia e per diventare un cantante lirico. La fortuna però bussò questa volta alla casa di Lando Bartolini, dandogli la possibilità di vincere il concorso Mario Lanza e di incontrare un cantante di grandissimo nome che è Nicola Moscona, il grande basso del Metropolitan, di cui diventerà allievo. Incomincia quindi a studiare e a mostrare subito, già dall'inizio degli anni 70, un certo tipo di propensione per le opere di grande spessore verista. Non a caso abbiamo il suo debutto nel Tabarro e grande partecipazione a un'opera che nel suo gusto particolarissimo si attaglia perfettamente alla natura vocalica del nostro giovane Lando Bartolini, che appunto è l'Iris di Mascagni. Ma la sua vera vocazione sarà quella dei titoli verdiani e pucciniani, che naturalmente si ritroveranno in alcune opere del primo Verdi, come Attila, e naturalmente trilogia popolare, Traviata, Rigoletto, ma soprattutto Trovatore, che diventerà uno dei suoi grandi ruoli cardine. Ma proprio con alcune opere di Puccini, che evidentemente Tosca, Bohème, ma soprattutto Turandot, che diventerà realmente uno dei suoi punti focali nella carriera. Assolutamente interessante poi che oggi, o meglio fino a oggi, è stato uno di pochissimi interpreti a dare anche grande respiro alle opere di stampo prettamente verista, proprio come si era mostrato fin dall'inizio del suo debutto con il Tabarro. Infatti abbiamo la presenza dell'edizione del Guglielmo Radcliffe e della Cena delle Beffe, due opere pochissimo rappresentate proprio per le richieste straordinarie che i compositori fanno per quanto attiene alla corda tenorile. La sua generosità vocalica si manifesta appunto nelle grandi pagine di incisività verdiana. Abbiamo quindi una pira in cui la spinta verso l'acuto diventa in immediato anche cifra interpretativa, ma non per il fatto che un ripiegamento interiore viene messo in ombra, ma perché si vuole puntare sul lato prettamente eroico, per così dire estroverso, della figura di Manrico. Infatti, quello che sicuramente stupisce è che
benché si abbia eletto come modello il ruolo di Del Monaco, e infatti è presente anche, evidentemente in maniera molto meno evidente, la figura di Otello, Lando Bartolini riesce comunque a sostenere un personaggio in maniera più sfaccettata, e in questo è sicuramente vicino al modello di Del Monaco, ma per certi versi riesce anche a superarlo, creando personaggi sempre vivi e vitali e ricchi soprattutto di grandissimi contrasti. Infatti, per questo il suo Trovatore è un'edizione ancora oggi pienamente accettabile, come di altissima qualità è lo slancio eroico del suo Calaffa. Per questo motivo abbiamo scelto, proprio per ricordarlo oggi, nel giorno del suo compleanno, due ascolti che si legano proprio a queste due opere. Viene infatti presentata un'edizione della Pira in cui possiamo veramente apprezzare non solo lo squillo, ma anche la decisione nel voler martellare questa cabaletta. Come vi dicevo, è importante sottolineare questo tipo di taglio perché si indica a fondo la capacità straordinaria della sua dizione, che diventa veramente ed autenticamente un elemento caratterizzante. Grandissima è infatti la capacità di creare una base sulle consonanti, secondo l'antica scuola, per raggiungere poi in maniera forte, determinata, drammatica, la presenza della vocale. E con questa tensione si riesce a creare veramente un eccellente momento. Non solo, questo tipo di applicazione tecnica viene anche data e assicurata alla pagina di Calaf Celeberrima Nessun Dorma. In questo caso noi comprendiamo bene come Nessun Dorma sia il terreno d'elezione di un cantante dallo squillo facile come Lando Bartolini. Non dobbiamo però dimenticare, e tendo veramente a sottolinearlo perché molto spesso è stato tacciato di faciloneria nel canto, che questa sua facilità fosse un elemento negativo. La critica molto spesso è stata assolutamente non corretta con lui, perché la vivacità, la rigoglio vocale che ancora mostrava in tarda età, ha avuto una carriera lunghissima, anche perché dobbiamo ricordare che quei ruoli profondamente onerosi di cui abbiamo parlato, come Cena delle Beffe piuttosto che il Ratcliffe, vengono colti appunto all'inizio degli anni 0, 2003-2004, quando abbiamo comunque una presenza di un bel trentennio di carriera particolarmente pesante, e quindi questo indica anche una grande qualità vocale. In questo, come dicevo, gli fa compagnia un suo illustrissimo, quasi conterraneo, che è appunto Mario Filippeschi, grandissimo tenore di Firenze, e proprio anche egli è stato cattivamente colpito dalla critica. Forse per una mancanza di raffinatezza, ma nessuno può negare una qualità vocale di altissimo respiro e soprattutto una presa elettrizzante sul pubblico che, essendo l'opera anche piacere prettamente vocale, è giusto che sia anche in questo caso evidenziata come qualità. Quindi veramente buon ascolto al nostro pubblico, dapprima con Di quella pira, da Il Trovatore di Giuseppe Verdi, e poi con Il Nessun Dorma, dalla Turandot di Puccini. Buon ascolto e tanti auguri, Lando. Un abbraccio grande e grazie di tutto quello che ci hai regalato in questi anni e delle emozioni fortissime che ci hai fatto provare. Grazie. Di quella pira l'orrendo fuoco, tutte le fibre marce a vento, empi spegnetela, o ch'io fra poco quel sangue nostro la spegnerò. Ora già figlio, prima d'amarti, non puoi
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.